Da ieri sera è ufficiale, Massimo Paci raccoglie l'eredità di Bruno Tedino prima e Cetteo Di Mascio poi e diventa il terzo allenatore delle Raiachini a Teramo. Contratto di un anno con opzione per il secondo per l'allenatore originario di Porto San Giorgio che oggi avrà il primo incontro con la formazione biancorossa. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente nei prossimi giorni agli organi di informazione, sarà accompagnato nella sua esperienza abruzzese dal vice Roberto Guana e dal preparatore atletico Riccardo Cantarini. Il gruppo squadra nel rispetto delle prescrizioni poste dal vigente protocollo sanitario si sottoporrà ai test sierologici da ripetere dopo 14 giorni e dal primo ciclo di tamponi ogni 4 giorni direttamente presso l'impianto di Piano Daccio. Tutte le sedute precampionato in programma si svolgeranno dunque a porte chiuse al Bonolis. Si comincerà con allenamenti individuali fino alla seconda serie di tamponi che anticiperà l'avvio delle sedute collettive. In mattinata ci sarà l'ultimo ciclo di visite mediche per i calciatori biancorossi. Ancora non è noto il calendario delle amichevoli, ma, lo ha ufficializzato Iachini nella conferenza stampa di giovedì mattina, quello che è certo è l'amichevole contro il Napoli di Rino Gattuso il prossimo 4 settembre alla Patini di Castel di Sangro, sempre a porte chiuse. Da adesso in avanti però sarà tempo di mercato e di scelte. Innanzitutto si comincia dalla vicenda che riguarda i contenziosi. 12 giocatori reclamano il pagamento degli stipendi Covid. La società non vuole riconoscerli e si andrà al collegio arbitrale. Se durante questa situazione qualcuno dovesse trovare una soluzione alternativa, il Teramo non ostacolerà la partenza. E a proposito di uscite, la voce Mungo Avellino è confermata, ma si è trattato per il momento solo di un primo contatto tra gli irpini e i biancorossi, che per ora non ha portato ad una trattativa vera e propria. Il Teramo conta di poter fare cassa, ma solo con qualche giovane, che però per regolamento servirà e come. Ecco perché si valuterà l'eventuale addio di qualche elemento che l'anno scorso ha deluso nonostante le premesse fossero ben differenti. E soprattutto c'è la concreta possibilità che uno o tutti e due tra Cianci e Martignago, rientrati dai prestiti con Carpi e Alessandria, possano avere un'opportunità di riscatto. Tra poco più di un mese scatta il campionato e tempo non ce n'è tantissimo. Il diavolo prova ad accelerare i tempi per permettere a Paci di avere una squadra competitiva per un torneo che già da adesso, riforma o non riforma, si preannuncia molto duro.